Oggi vi porteremo con noi alla scoperta di Macugnaga, un comune sparso italiano in provincia del Verbano Cusio Ossola in Piemonte. Il nostro itinerario di oggi ha come punto di partenza Isella, una delle frazioni del comune, raggiunge l'abitato di Pecetto e fa ritorno a Staffa, passando da Opaco. Il piccolo centro abitato ha un comodo parcheggio, dove abbiamo lasciato la macchina e proseguito a piedi. Da Isella partono diversi sentieri, tra cui quello che porta al conosciuto Lago delle Fate, la diga della Valle Quarazza. Comoda e bella passeggiata durante il periodo estivo, il sentiero cambia totalmente in inverno, complice l'abbondante neve fresca che ricopre tutto il paesaggio. Lungo il percorso siamo immersi nella natura e la sensazione è resa ancora di più dalla neve che ovatta tutti i rumori. Attraversiamo boschi di conifere e passiamo di fianco a qualche abitazione sparsa, ormai abbandonata o chiusa. Superiamo una valanga che ha recentemente coperto e distrutto il ponte che collega il sentiero a Staffa e, raggirandola, proseguiamo la nostra passeggiata. Peccato per le nuvole che ci impediscono di godere appieno del maestoso panorama del Monte Rosa e della valle. Più o meno a due terzi del percorso intravediamo l'abitato di Opaco, che sorpassiamo e a cui torneremo più tardi. Dalla strada sono visibili abitazioni valser, molte delle quali splendidamente restaurate. Arriviamo a Pecetto, che si trova proprio ai piedi del Monte Rosa. Ultima tra le frazioni del comune di Macugnaga, vi sono ubicati gli impianti di risalita delle seggiovie Pecetto-Burchi e Burchi-Belvedere. Da Pecetto ritorniamo sui nostri passi fino all'abitato di Opaco, dove lasciamo il sentiero principale e proseguiamo tra le case del piccolo borgo. Come tutte le località, è provvista del tipico forno tradizionale. Attraversiamo il torrente sul ponte di Ripa e arriviamo a Staffa, la frazione principale di Macugnaga. Passiamo a fianco a tipiche abitazioni valser e arriviamo alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, al centro della frazione. Per noi è ora di pranzo e ci prepariamo a gustare un buon piatto di polenta con i funghi. Dopo pranzo passeggiamo in direzione del Dorf, poco sopra Staffa. Il piccolo nucleo originario di tipiche abitazioni a block bau, i tronchi di larice incastrati, emblema dell'architettura valser. Attraverso un sentiero innevato arriviamo alla chiesa vecchia, accanto alla quale si erge il vecchio tiglio secolare. Il nostro viaggio è terminato, spero vi sia piaciuto e lo abbiate trovato interessante. L'articolo completo lo trovate sul blog. Alla prossima avventura!